Dal 1700 fino ai giorni nostri, aperto presso la Sala Margherita nel cuore del centro storico di Crotone, la mostra dedicata alla Madonna di Capocolonna, con pezzi davvero rari e conservati nelle case dei crotonesi che, per qualche giorno, saranno disponibili per essere visitati. Pezzi unici, dicevamo, nella mostra nata dall'idea di Antero Villaverde e Pino Perri, tutto sul gruppo Facebook Nui Subo Casteggio, un luogo virtuale dove parlare della Crotone che non c'è più, fra detti e personaggi. Noi, ripetiamo, abbiamo una pagina Facebook libera, non siamo neanche associazione. Contiamo la bellezza di 5.000 e più persone iscritte. Ci hanno sempre detto fate qualcosa perché con voi noi ci sentiamo, anche se siamo in Italia e nel mondo, a casa. E cosa potevamo fare, voglio dire, se non abbracciare tutti quanti con la nostra Madonna? Volevamo farla a maggio, in verità. Noi non ci aspettavamo effettivamente questo grande accorsamento verso la pagina. È un fenomeno che in effetti, voglio dire, se ne sta parlando, ma non di noi, in generale. E poi c'è questo dono di legno alla curia crotonese. Questo dono nasce con il 500° anno del suo ritrovamento, è un'immagine che ci ha seguiti per tutta la vita e quindi io, che lavoro in legno, ho ritenuto opportuno fare un regalo alla curia per ricordare questi 500 anni. Adesso tela che riprenderà i suoi colori, mi pare di aver capito. All'epoca l'ho donata così perché non c'era il tempo di fare. Beh, è piaciuto ugualmente e l'hanno accettata. Adesso, con il nuovo responsabile del Duomo, Don Alessandro Saraco, le ho detto che avevo intenzione di farla come era anticamente, con i suoi colori e le sue gioie. Cosa rappresenta infine la Madonna di Capocolonna per i crotonesi? Per i crotonesi penso che sia un punto di riferimento, un punto di appoggio, un punto di parlare con lei durante la giornata, perché in ogni casa c'è un quadro, anche due, io ne ho tre, figurati. E quindi quando si ha un po' di difficoltà in qualche cosa ci si rivolge a questa immagine che è sacra per il popolo crotonese. Nelle loro ansie, nelle loro aspettative. E noi a Crotone abbiamo la Madonna che ci protegge, ci guida nel nostro agire di vita continuo. Quindi è una presenza sempre vicina a tutti i dolori, le gioie, le sofferenze. Ecco, si invoca sempre la Madonna per risolvere i nostri problemi. Il centro storico cosa racconta circa questa tradizione? Ecco, il centro storico è in quel meandro, peccato che l'abbiamo deturpato, ma è uno dei più importanti centri storici, direi, d'Italia, perché io ho girato diversi centri storici anche nel nord Italia, non hanno questo che abbiamo noi. Ovviamente in ogni viuzza che somiglia alle calli veneziane c'è sempre un'icona, un anfratto in cui mettere proprio la Madonna, il ritratto della Madonna di Capocolonna, quasi a proteggere la via, il palazzo, la casa, povera o ricca che sia. E quindi è sempre presente. E poi soprattutto bisogna dire che la Madonna di Capocolonna sta nei secoli, in cinque secoli, viene venerata qui a Crotone. Quindi il popolo è molto devoto a questa effigie, a questa Madonna, a cui proviamo sempre a indirizzare le nostre preghiere, i nostri desideri, la nostra salute. È un po' un riferimento per tutti quanti.